L'inclusività si fa, si costruisce attraverso azioni concrete volte a favorire la socializzazione, quindi l'integrazione. La comunità si alimenta di differenze culturali e non solo, anche ciò che si avverte come un gap può rappresentare un'occasione. Uno spazio che fino a qualche anno fa era in uno stato di semi-abbandono e grazie all'Uniat Will a cui è stato affidato, intanto è diventato uno spazio verde molto decoroso, ma oggi con grande piacere che peraltro inauguriamo tre giochi inclusivi ottenuti grazie a un finanziamento ministeriale. Va in questa direzione l'inaugurazione di questa mattina del Parco Michetti, vicino ai palazzi delle istituzioni di fianco alla provincia. Rivolta a tutti i bambini, specialmente a quelli che hanno dei problemi fisici, motori, intellettivi, per fargli capire che possono anche loro divertirsi giocando in un ambiente protetto, sicuro, ma soprattutto dare la possibilità con l'innesto di nuovi giochi di dare anche spazio agli altri bambini normodotati che possono interagire tra di loro. Abbiamo passato momenti brutti come la pandemia, dove il gioco è stato vietato per tanti mesi, il discorso della guerra che sta impaurendo tanti bambini, e noi questo non lo vogliamo. Vogliamo trovare attraverso il gioco, la condivisione, l'abbattimento delle disuguaglianze, un percorso di serenità per la loro vita futura, perché per noi è fondamentale abbattere le diseguaglianze come Will. E quando si parla di comunità non si può non rimarcare lo stretto legame che vede insieme bambini e anziani, e grazie a spazi comuni diventa fisiologico anche creare relazioni o, se si vuole, cancellare solitudini che a volte diventano incombenze quotidiane difficili da sopportare. Devo dire che i giochi fanno parte e completano, per così dire, l'accesso per l'utilizzo da parte dei bambini, mentre l'area è utile anche per le persone anziane che possono fare di quest'area il loro momento di lettura, di passeggiata. Ecco, inclusività, accessibilità, abbattimento delle barriere e comunque sono tre parole che ci accompagnano in questo percorso.